Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi studiamo questo Grooving Slap. Allora, questo è l'esercizio numero 27 del mio metodo ebook Easy Slap. Assomiglia molto al groove che fanno i Red Hot Chili Peppers in Higher Ground, il bellissimo brano di Stevie Wonder rifatto dai Red Hot. Quindi voglio andare con questo video a catturare un pochettino la tecnica che va a utilizzare Flea per suonare questi tipi di groove. Allora andiamo a vederlo insieme. Qua ti faccio vedere, oltre alla partitura che trovi in alto, sotto anche alcune cose che utilizzo per studiare. Ad esempio questa batteria Groove Scribe è comodissima perché a tutti gli ottavi tu decidi la velocità e in questo modo puoi suonare, tra l'altro puoi modificare anche il groove volendo, puoi fare mille cose. Io la userò nella maniera più semplice, soltanto con la velocità bassa, media, e poi andremo poi sulla, puoi andare benissimo da solo poi sulla alta. Allora partiamo con il Mi a vuoto e dopo andiamo a prendere il Mi acuto al tasto 2 della corda di Re. Attenzione alla lettura ritmica qua, perché abbiamo questo primo Mi a vuoto che poi viene ribattuto con un altro Mi nell'ultimo sedicesimo del primo quarto, quindi io devo suonare il primo sedicesimo e l'ultimo. Per comodità di scrittura io ho scritto un quarto puntato, però me lo sentirai suonare molto spesso più staccato questo quarto puntato, proprio per dare secondo me un po' più di tiro funk, quindi anziché proprio come è scritto, così lo sentirai magari un po' più. Quindi vado a stopparlo leggermente con il palmo della mano in questo modo. Dopo vado a prendere quindi Mi acuto e ribatto il Mi a vuoto basso. Dopo avrò questa bella figurazione ritmica in cui vado a fare il Sol con la sua ottava, il Fa diesis con la sua ottava. Te lo faccio vedere bene in primo piano. Due volte Sol basso e uno strappato. Quello che devi fare è cercare di raggiungere un buon rimbalzo. Vedi, nei primi due io vado con il pollice e con l'indice già cerco di preparare la sua ottava. Dopo andiamo nella seconda battuta, in cui praticamente facciamo una cosa molto simile all'inizio, quindi ripartiamo con il questo, quindi il giochino ritmico tra basso e acuto, tra thumb e strappato in Mi, e poi andiamo a fare una variazione in cui spostiamo la mano sul La, e qua prendiamo il La all'inizio come il ritmo che tenevamo prima, quindi due volte il thumb e una volta il pluck sull'ottava. Sul Sol invece metto questa variazione in cui facciamo un Sol, thumb, pluck e di nuovo thumb. Quindi qua attenzione che abbiamo due sedicesimi e un ottavo, non più, no, anche prima avevamo due sedicesimi e un ottavo, però andiamo a cambiare il fatto che non usiamo due volte thumb e pluck, ma facciamo thumb, pluck, thumb. Prima di ripartire con il giro. Una volta che ce l'hai nelle mani, vallo sempre a confrontare ritmicamente, quindi con una batteria, con un metronomo. In questo caso quindi utilizzo la batteria, mettiamo non so 70 di velocità circa. Facciamo partire e cerchiamo di stare nei quattro quarti.
Anche le note acute a me piace staccarla abbastanza, quindi poche volte sentirai, ma molto più spesso, un po' più staccata l'ottava sopra, un po' più nervosa. A me piace così, trovo che abbia più tiro, però studiala comunque in tutti e due i modi, perché questo è una cosa di controllo che arriva comunque in un secondo momento. Inizialmente suona bene quello che c'è scritto, interpreta bene ritmicamente tutto. Hai fatto 70, poi piano piano cerca di portarlo su, 80, 90, proviamo a farlo ancora insieme 90 e poi te lo lascio fare da solo. 3 e 4. Benissimo, spero che questo video ti sia utile. Dai un'occhiata ai miei lavori sul mio sito www.carlochirio.com. Trovi tutte le informazioni su tutti i miei metodi, in particolare su questo Easy Slap troverai tantissimi video, li sto mettendo piano piano in ordine con le spiegazioni proprio per ogni esercizio. Oltre ad avere comunque un'altra pagina sempre all'interno del mio sito dove ci sono tutti gli audio ben consultabili. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao, a presto!